Parlano del sesso degli angeli, no? Parlano del mito. Ecco, io dico, questa è una buona ragione per essere qui. È una buona ragione per non sentire il frastuono, i rumori, le miserie del nostro paese. Quindi mi sembra un fatto significativo che il mito riesca già da solo a rappresentare una via di uscita, se non una via di fuga, ma onorevole, dal tempo e dal clima in cui noi viviamo. Io ho chiesto a Vittorio Sgarbi di intervenire per parlare del mito, ritenendo che questo tema non sia un tema soltanto accademico, legato soltanto ai pensieri, alla filosofia, ma sia al contrario un tema centrale per la nostra epoca. Se dovessi chiedere a ciascuno di voi cos'è per voi un mito, probabilmente le risposte andrebbero dal richiamo alla mitologia classica, all'uso corrente della parola mitico, sei un mito, e quindi al ricorso, diciamo così, alla mitologia contemporanea. In realtà noi parleremo oggi del mito non facendo un riferimento assoluto nei confronti del mito classico, ma parleremo del mito come un bisogno dell'anima, come un bisogno fondamentale dell'uomo. Cioè l'uomo non sa vivere senza miti, perché i miti costituiscono una proiezione dell'uomo in una dimensione diversa, superiore rispetto a quella della realtà. E quindi questa è la ragione per cui mi sono cimentato in questo libro alla luce del mito, per tentare proprio di vedere cosa ci spinge, qual è la molla, qual è la facoltà che ci porta a pensare mito poieticamente, cioè a pensare costruendo miti. Noi siamo animali mitici sin dall'infanzia. Da bambini noi figuriamo un mondo mitico. Le rappresentazioni che noi abbiamo della realtà sono sempre mitiche. E il mito ci accompagna nei momenti più salienti della nostra vita. L'amore è una mitizzazione dell'innamorato e di conseguenza è una figurazione mitica. E il mito ci accompagna anche negli esercizi più nobili. Il ricordare è un mitizzare il passato, perché tu lo selezioni, lo separi dal mondo, lo trasfiguri, lo fai diventare una memoria e diventa un mito. E quindi un mito è esattamente questo, è questa capacità di proiettarci in un'altra dimensione. E il mito rivela probabilmente il tratto, come dire, tipico dell'umanità. Noi abitiamo su due piani. Noi abbiamo bisogno del piano terra, dove ci sono i nostri bisogni, le nostre necessità, le nostre esigenze primarie, il lavoro, il rapporto utilitaristico con gli altri. Però poi abbiamo bisogno di un piano superiore, di una terrazza da cui abbiamo una visione del mondo, in cui riusciamo a scorgere il bello, di cui immagino che vi parlerà poi Vittorio Sgarbi, e riusciamo ad avere una visione del cielo, delle stelle, cioè a guardare anche più in alto. Perché il mito è una facoltà innata nell'uomo che serve a trascendere la condizione umana. Da che cosa ci libera il mito in sostanza? Io credo da tre gambe. Dalla gabbia dell'io, cioè dalla convinzione che tutto si riduca alla nostra dimensione egoistica, egocentrica, individuale. Il mito ci permette di guardare oltre la nostra realtà materiale. Poi ci consente di uscire dal presente, perché noi viviamo nell'ossessione del presente. Viviamo nella quotidianità assoluta. Non abbiamo altro orizzonte che ciò che accade nel presente, nell'immediato. Il mito invece ci collega a un passato eroico, storico, mitologico, ma ci collega anche a un futuro, perché ci dà una proiezione in quel che non c'è ancora, in un'altra dimensione. E poi ancora il mito ci libera dalla gabbia dei rapporti soltanto utilitaristici, fondati solo sulla convenienza, fondati solo sull'utile, sul materiale, perché il mito è la gratuità dell'esistenza, è la straordinaria bellezza di una rappresentazione, di un racconto. Il mito quindi è un racconto di fondazione, è un racconto che di solito è alla base di una civiltà, di una comunità, di una società, perfino di una famiglia. Ogni famiglia ha i suoi miti domestici che si tramandano, i personaggi che hanno rappresentato in qualche modo il cuore e l'anima di una famiglia. Quindi il mito è qualcosa che ha una valenza universale, ma a volte anche si rimpicciolisce nella dimensione domestica. Ed è anche un modo importante per addomesticare il tempo che passa, per addomesticare la morte che viene, per addomesticare la solitudine, il dolore, tutto ciò che costituisce il senso della nostra vulnerabilità, della nostra mortalità. Quindi parlare del mito significa soprattutto parlare di questo. Oggi i miti sono cacciati dalla porta, ma rientrano dalla finestra, perché c'è una diffusa mitologia contemporanea.
Il cinema è la fabbrica principale di miti, fabbrica sogni, evasioni, comunque luoghi immaginari in cui noi ci proiettiamo, ma anche la pubblicità è fondata sul mito, è il sogno della merce, un prodotto che viene mitizzato attraverso uno spot pubblicitario intenso, un racconto breve ma emotivamente efficace, in cui viene rappresentata quindi la, diciamo, la sostanza commerciale. E poi la mitologia è diffusa nei divi contemporanei, negli idoli, nei fetici, totem, tutto quello che noi sappiamo. C'è una mitologia diffusa. Qualcuno può essere preoccupato dal mito, nel senso che può pensare che i miti siano una scorciatoia per rinunciare a pensare, quindi alla ragione. Io invece vorrei farvi pensare che da quando noi abbiamo dichiarato guerra al mito, nel nome della ragione, nel nome del pensiero, non abbiamo avuto una società più razionale, una società fondata sul pensiero. Cacciato il mito, anche il pensiero si è indebolito. Viviamo nell'epoca della sconfitta del pensiero, nell'epoca in cui contano più le pulsioni, le emozioni, in cui conta tutto ciò che è immediato, non è mediato dalla ragione, dal pensiero. Questo a dimostrare che quando tu cacci il mito che sta all'inizio, che sta all'origine, poi la filiera prosegue. È come quando tu uccidi Dio e credi di avere in questo modo conquistato l'autonomia dell'individuo e poi ti accorgi che la morte di Dio segue la morte dell'umano, la morte dei rapporti umani. Così come quando dici che Dio e il pensiero di Dio ci aliena dalla realtà, cancelli Dio e poi sei alienato lo stesso dalla tecnica, dalle merci, dai consumi e quindi ti allontani dalla tua sostanza. Ecco, ripensare al mito vuol dire questo, cioè ritornare sui passi di questa realtà originaria che ci riguarda da quando eravamo ragazzi, da quando eravamo piccoli, da quando abbiamo proiettato in un'immagine, in un desiderio, in un sogno, in una divinità, perché le divinità, quelle sognate nei miti classici, ancora esistono sotto falso nome, sotto falsa traccia. Per esempio il dio Mercurio è uno degli dei più presenti nella nostra società. Dio Mercurio era il dio delle comunicazioni via etere, quindi possiamo dire che è il dio del telefonino, è il dio dei contatti a distanza, è il dio del web, ma è anche il dio della trasmutazione, del cambiamento, quindi è un dio molto presente nell'epoca del trans, di tutto ciò che è in transito, di tutto ciò che trasmuta, che è transgenico, no? E quindi questo è sicuramente un altro aspetto del mito. Mercurio era anche il dio dei ladri, voi sapete quanti ce ne sono in giro, era il dio del commercio, era il dio dell'attività mercantile, quindi è un dio molto presente nella nostra epoca, come è presente Dioniso, il dio dell'ebbrezza, della trasgressione, della smisuratezza, il dio dell'ubriachezza anche in altre forme, della droga, se vogliamo anche il dio del Prozac, il dio del Viagra, perché è un dio della espansione illimitata del proprio io, delle proprie energie. Quindi la mitologia, sotto falso nome, sotto falsa traccia, esiste ancora, è ancora presente, è ancora, diciamo, operante nel nostro tempo. E quindi dedicare un libro al mito significa ripercorrere questa centralità del mito, questa centralità sommersa. Noi abbiamo bisogno di queste proiezioni, abbiamo bisogno di sognare, e Dio sa quanto bisogno c'è di miti in un'epoca totalmente povera e digiuna di grandi proiezioni. Pensate ad esempio all'Italia. Se noi dovessimo parlare degli indicatori demografici, economici, reali dell'Italia, dovremmo dire che l'Italia è un paese già morto. Se pensiamo che i morti superano i nati, che i vecchi superano i giovani, che i disoccupati e i pensionati superano i lavoratori, e potrei continuare in una lunga, lunga sequenza, dovremmo concludere che non c'è più partita, è un paese declinante. Cosa si salva dell'Italia e cosa ci salva come Italia? Ci salva il mito dell'Italia, la sua straordinaria bellezza, l'arte, l'architettura, il brand dell'Italia, questa sorta di Made in Italy che teniamo, come dire, impressa nella nostra anima, che abbiamo in qualche modo legato al paesaggio, al linguaggio, alla vita del nostro paese. È il mito che è vivo dell'Italia, perché per il resto poi il paese non si può che salvare attraverso il mito. È il dell'Europa, l'Europa che sta ormai scoppiando e sfasciandosi. Se non ritorna alla sua origine, che fu un'origine mitica, nasce prima il mito Europa e poi la storia e la politica e la civiltà e l'economia europea. Ecco, se non si ritorna al principio,
si disperde la ragione per cui noi abbiamo avviato questa Unione Europea, si perde l'afflato, l'anima, lo spirito che può reggere, governare e superare anche i conflitti, le contraddizioni, i debiti. Noi viviamo di una mitizzazione di tutto ciò che è intorno a noi, una mitizzazione anche dei dati economici. Voi pensate al debito. Il debito è il nuovo mito negativo della nostra epoca. Noi nasciamo con un debito originale che equivale al peccato originale, cioè nel senso che quando nasciamo abbiamo già 60.000 euro a testa di debito. Ecco, questa non è una mitizzazione. Ecco, vedo. È sempre attento. E tra poco gli lascerò la parola, quindi non si potrà distrarre perché parlerà lui. E quindi di conseguenza, riparlare del mito vuol dire proprio affrontare questa sequenza. I miti politici sono stati, come dire, la gloria e la dannazione del nostro passato. Cosa distingue un mito dalla sua degenerazione? Un mito dalla mitomania? Ecco, la mitomania è quando un mito viene usato per esaltare un individuo, per esaltare un prodotto, per utilizzarlo soltanto nella logica degli scambi del presente. Cioè, quando tutto viene ridotto ad una dimensione più vile, il mito si traduce in mitoide, in contromito, e ci sono le degradazioni del mito come si rappresentano nella nostra realtà contemporanea. È dunque necessario recuperare questa dimensione eroica del mito. Io non mi prolungo perché mi pare inutile in questo momento, avendo qui Vittorio Sgarbi finalmente catturato sulla sedia. Di conseguenza chiedo a lui di intervenire e poi dopo chiedo a lui, dopo che ha parlato, di poter a mia volta reintervenire con lui e avviare così un dialogo conclusivo. Quindi a lui la parola, il microfono. E aggiungo una cosa, Vittorio, che c'è una ragione specifica per cui qui è Vittorio, ovviamente, sia perché è uno dei rarissimi cultori della bellezza e di ciò che più rappresenta il mito nella nostra società, sia perché viviamo in una società divisa tra ben pensanti, moderati, banali e malpensanti. Lui è un bel pensante, cioè pensa il bello. Di conseguenza credo che abbia tutta la legittimità per poter parlare del mito. A lui la parola. Da un uomo intelligente si può aspettare una bella definizione, quindi mentre lo ringrazio di questo bel pensante, posso anche comunicare che non ero affatto distratto, perché ho letto con attenzione il libro anche come omaggio defecatorio al presidente della Camera Boldrina, lo chiamo così perché mi risulta singolare e femminile, quindi non posso chiamarla con un cognome plurale e maschile. Boldrini è un insulto, la chiamerò Boldrina. Nell'ordine di quello che mi ispira la presidente della Camera dei deputati e delle deputate, il presidente e presidentessa della Camera dei deputati e delle deputate, perché ci sia un'assoluta parità, così come quella che nei musei ha ispirato il ministro Franceschini a mettere 20 direttori nuovi, 10 uomini e 10 donne, perché non si può percepire questo rigoroso sistema paritario in cui ci metti anche una che non ci vuole andare purché sia una donna. Un elemento cruciale dei nostri tempi lieti. Così io prima sono andato per leggere l'ultimo capitolo che mi mancava, al cesso, che potremmo chiamare anche toilette con francesismo o bagni. Però mi è sorto un problema di genere. Sapete l'episodio che connotò il dialogo fra un'illustre deputata europea di Forza Italia, che si chiama Garbini, e Vladimir Lussuria, aspirante femmina, titolare però di un cervello permanente, perché sapete che nel mondo dei trans il vero trans in realtà è il maschio. Quello che si toglie l'uccello diventa una figura anfibia e pericolosa. Per cui, dotato dell'uccello pertinente, e però sentendosi psicologicamente una donna, la medesima andò a fare la pipì nel cesso della Camera dei deputati e delle deputate delle donne. Arrivò la Gardini, la quale, urlando come una disperata in nome della sua, del suo sesso verticale, cioè della finca che era la sua, dice: cosa fai qua nel cesso delle donne? Dice: ma io sono una donna. E ricominciò una lunghissima determinazione. Qui vedo un prete, devo dire che l'ottimo prete musicista che si occupa molto di Sanremo, che è il vescovo di noto Stagliarò, grande teologo, da qualche tempo canta, suona, e la chiesa l'ha preso per pazzo, quindi non si può più neppure muovere da noto. L'ho invitato, però durante gli anni di frequentazione lo portai anche in televisione, una trasmissione fallimentare su Rai 1 che si chiamava Io vi sbigottirò, che è l'anagramma del mio nome.
Il vescovo era lì, purtroppo non ebbe il tempo che voleva, poi fumo subito chiusi, e avevamo fatto solo il 9%, insomma dice poi avevamo querele di vendola non per la sua omosessualità, che in realtà era una condizione ideale, ma perché avevamo attaccato le pale eoliche, cioè enormi falli proiettati dal suo desiderio mitico di avere cazzi enormi sulle povere colline di Puglia che sono deturpate per sempre da quei falli messi da quel deficiente di presidente della regione, abbacinato dalla visione fallica. Ma mentre andavo a finire il capitolo, ho letto sulla porta in cui sono entrato, signore. E io sono entrato non tanto perché prediliga andare io nei cessi delle donne che sono più puliti, ma perché ho inteso signore come singolare maschile. Perché normalmente è signore e signori, tu dovresti sentirti, essendo io sgarbi, plurale, quindi andare nei cessi dei maschi, e mi sono sentito per un attimo singolare. E ho detto, signore sono io, non le signore. E ho cacato nel cesso dove ho trovato l'idea da cui partirò. Per questo dico, quando io penso alla Boldrina, medico il fatto che dovremmo chiamare per esempio Follini, che è qua presente. Perché non è Follino? Ovvero puro Follino? Così come il tema toccato in questo libro del puro folle da cui partirò. Ma la cosa più singolare di questo esemplare puramente democristiano, quindi vicepresidente del governo Berlusconi e poi membro del PD, che è tipico di un democristiano, che è in ogni luogo, cioè in tutto l'arco parlamentare, egli al posto suo, che è essere al centro che non c'è. Per cui è normale che sia vicepresidente di Berlusconi e poi è normale che sia, sia pure in senso più doloroso, membro del Partito Democratico. Ma ciò che rende ancora più singolare la collusione mitica è che egli, seduto in fondo, è al fianco di, seduto in fondo, come fosse un cardinale, il principe Ruspoli. È meraviglioso vedere due entità così vicine e così lontane, uno di un mondo perduto in cui c'è il rimpianto ancora della piccola italiana, e dall'altra parte invece un esempio della complessa vicenda politica del nostro tempo, per cui io sono lusingato di averli entrambi. E però, vedendoli entrambi a loro modo mitici, io in realtà, mentre lui mi ha redarguito, stavo facendo un esperimento che è tra i più fruttuosi nel nostro lavoro, e per questo non ho bisogno del testo che poi leggerò. Per capire come vanno i tempi, occorre mettere in criterio sincronico dei fenomeni dell'arte che hanno direzioni completamente opposte. Per esempio, nel 1425, uno di fronte all'altro, Masaccio, questo coglione con il suo telefono, se lo mette nel buco del culo, tecnicamente parlando, perché basta spegnerlo. Io, per esempio, che sono uno che ama il telefono, lo tengo sempre spento, perché non c'è bisogno che uno ti suoni all'orecchio, lo apri e rispondi, quando ti chiama il principe, rispondi. Quando ti chiama Follini, meno, se la risposta della classe sociale. Quindi. Comunque, detto questo, per capire bene le opere d'arte, bisogna metterle a confronto non secolo e secolo, ma anno e anno. Che cosa capita, per esempio, nel 1610? Muore Caravaggio e un grande pittore come Guido Reni, euforico, dipinge la volta di Palazzo Pallavicini e il Casino dell'Aurora, dove si vedono due mondi assolutamente distanti. E tu capisci l'orientamento di un'epoca nella varietà in cui si comprendono fenomeni opposti. Ho citato i due più vicini a noi, che sono il Caravaggio e Guido Reni, ma citavo prima le due rappresentazioni assolutamente coeve di Adamo ed Eva, di Masolino e di Masaccio. Sono dello stesso anno, Masolino e Masaccio sono figure interamente nude, come giusto stare nel paradiso terrestre, e hanno una loro dimensione come di manichini, o meglio ancora di indossatori, con una grande eleganza, ci stanno davanti e tu li vedi felici in un ideale paradiso terrestre. Di fronte vedi invece, piegati dalla pena di essere cacciati, due persone che sono uomini veri, con la schiena curva, cacciati dall'angelo, di una verità e di un realismo che sembra indicare un altro mondo. E a fianco la povera Eva, che essa oggi è completamente nuda, la piedestale che hanno recuperato i loro membri o non membri, che piange con una declinazione delle sopracciglia che la rende identica all'urlo di Munch o alla Fornero, la volta famosa che tu visto. Allora, mettendo a fianco queste opere, tu capisci come la stessa epoca consenta vie d'uscita assolutamente opposte,
l'una di un realismo psicologico, materiale, anche fisico, drammatico come quello di Masaccio, l'altra invece sono quelle figurine che si muovono in una dimensione eterea e sembrano prive di ogni condizione umana reale. Perché cito questi esempi? Perché a un certo punto del libro lui entra direttamente la gamba tesa in una materia che è anche la mia e che è molto importante per il fatto che, per esempio, mi pare abbastanza logico e comprensibile che voi tutti conosciate Cunellis, appena scomparso, oppure Pistoletto, oppure Duchamp, oppure Andy Warhol, oppure Man Ray, oppure Picasso, fenomeni di artisti a tal punto modesti che dispiace a me, per voi, che non sappiate chi è Giovanni Serodine. Io sono certo che nessuno di voi sa chi è Giovanni Serodine e sono compiaciuto della vostra conclamata ignoranza, perché voi non conoscete un genio meraviglioso dell'arte e invece conoscete quattro cretini che si chiamano Picasso, Man Ray, Duchamp e altro ancora che ho dimenticato nel citarlo. Perché dell'arte contemporanea si è fatto mito. Ed è interessante questo mito che rende geni degli inetti. È evidente che l'opera di Picasso è molto notevole sul piano della varietà dell'invenzione, ma è assai modesta se confrontata a quella di Tiziano o di Raffaello, e così vale perfino per quell'altro super deficiente che porta il nome di Cristo, Cristo, che ha inventato con grande mitologia e grande successo una passerella sul Lago Liseo dove sono andati 1,5 milioni di coglioni puri, incantati di camminare sull'acqua e non sapendo che a 5 chilometri da quella invenzione, per la grande efficacia comunicativa, c'era la più bella cappella, la Cappella Sistina dei Poveri di Romanino, autore certo rilievo recuperato da Giovanni Testori, e a 10 chilometri c'era la più bella cappella affrescata che esista al mondo di Lorenzo Lotto, artista sublime quasi. Però nessuno del milione di coglioni che sono andati a camminare sulla passerella ha fatto 20 metri per andare a vedere quei capolavori. Tema che viene rappresentato in un altro passaggio del libro, che è quello che ci spiega cosa capita nel nostro tempo rispetto a tante declinazioni funeste. La visione del mondo è connessione e relazione, come logos e mitos, polis e religio, è intelligenza del reale. Dalla visione del mondo sorge la linea di confine che tracciò Dante tra i bruti e chi segue più tu è conoscenza. Sono molto commentati i bruti e sono molto calati i titolari di virtù e conoscenza. Ed eccoci al nostro tempo, anche la brutalità evolve col tempo. Si può vivere come bruti pur navigando in borsa e maneggiando i iPad. Il brutto, nota Vico, grande specialista di mito, non si muove di sua iniziativa, ma è mosso, soggiace a stimoli esterni, è etero diretto, non decide ma è determinato nei suoi impulsi o pulsanti, programmato come un automa. Ecco, lui ha fotografato la condizione umana del nostro tempo, quella per la quale tutti voi sapete chi è Picasso, Duchamp, e siete interdetti di fronte a valori molto più solidi, e in qualche modo non eruditi, ma di grande delicatezza, e uno di questi, di importanza storica, uno di questi sarà al centro del mio discorso fra un attimo. Ma intendevo dire che quello che guardavo su questo meraviglioso iPad, che per un lato può essere lo strumento dell'ambizione, per l'altro è, parlavo oggi con Pupi Alati a colazione, lui comprò, ritiene, poi abbiamo chiamato Bray che lo ha smentito, nel 1999, l'ultima edizione cartacea della Treccani, 57 volumi, pagato 13 milioni, in realtà l'hanno preso in giro perché poi nel 2004 l'hanno ristampata, ma è stato un momento in cui sembrava morta e quindi abbiamo chiamato Bray che ci ha dato questa indicazione. Ma quello che io trovo sublime e utile anche per chi come me ha aspirato a una conoscenza universale a cui ho capito sarei stato impedito per il limite della mia vita già intorno ai 18 anni, che io configuravo non in Benedetto Croce, pur letto quando nessuno più lo leggeva, perché erano gli anni di Marcuse, di Mao, quindi leggere Croce era cosa desueta, improbabile, finché Adelphi, che è lo stilista di editoria, lo ha rubato, comprato, anzi alla Terza, l'ha pubblicato, facendolo diventare quasi di moda, la casa editrice Adelphi. Ma piuttosto che quelle figure mitologiche, come appunto Croce, io ne avevo una che probabilmente non sfugge a veneziani, che è un incredibile personaggio, che si chiama Prampolini, che ha scritto, a proposito di enciclopedie, 15 volumi sulla storia universale delle letterature da solo. Sapete che oggi quando facciamo un dizionario o un'enciclopedia abbiamo 50 collaboratori, c'è il capo direzione che dice tu fai quello, tu fai quelle voci, e ormai nessun libro di una persona sola, se è così vasto, è enciclopedico.
Lui fece una storia universale della letteratura e tre volumi di traduzioni di tutte le lingue che lui conosceva tutte come allegato a questo capolavoro. Lo potete trovare sulle bancarelle, ma è l'ultima testimonianza di uomo universale che sapeva tutto. Quello è stato il mio modello. Ho capito che sarebbe stato impossibile, ma la tecnologia mi ha aiutato, perché noi abbiamo in tasca la Treccani, l'Enciclopedia Britannica, cioè qualunque cosa noi cerchiamo, sia pure con sommaria e non del tutto compiuta determinazione, è in questo telefono. Per cui tu cerchi un dato che 15 anni fa avrei faticato a cercare, andando in biblioteca, nella mia o in una pubblica, io ne ho una vastissima, che è l'ultima impresa di un disperato, io ho 280.000 libri. Nessun uomo ne ha raccolti tanti e io stesso sono ampiamente disperato perché ho vissuto più di quanto vivrò e quindi non farò il tempo neanche a metterli in ordine, ma è stata una follia di una vita in cui il denaro mi ha consentito di trasformare quello che ho guadagnato in spirito. Ho comprato libri, ho comprato quadri, mi è sembrato, oltre a pagare molti magistrati completamente coglioni che avevi detto che ho pensiero su di loro, ma questo, mi ricordo che in Parlamento allora un rappresentante della destra era talmente innamorato dell'orrido di Pietro, a cui si devono molte catastrofi, per cui la fine dei partiti, della loro identità, che era importante essere democristiano, essere socialista, essere liberale, essere repubblicano, erano identità oggi quasi mitologiche. Oggi o stai di qua o stai di là, quello che sta di qua è di destra, quello che sta di là è un casino, non si capisce più niente. E perché sono arrivato di Pietro? Magistrato. Querela, quadri, com'è? Ha speso in spirito, ha speso il suo denaro in spirito. Ecco, allora sono in Parlamento per la querela di Di Pietro, delle 40 querele che mi ha fatto. Il Parlamento, come sapete, aveva una posizione sostanzialmente antagonista, siamo dopo il 92, quindi già al tempo di Berlusconi, rispetto a Di Pietro, che peraltro fu chiamato da Previti per fare il ministro di Berlusconi, quindi il casino cominciò lì. Poi a un certo punto si capì dove stava, fece le sue vicende politiche e quindi fu dalla parte opposta, per una querela mia sicuramente giusta, fece una perorazione contro di me, votando con il suo gruppo e portandomi quindi ad andare a processo. Il sottosegretario alla difesa che abitava nella stanza di Balbo, poi sindaco di Montefiore Conca, Filippo Berselli. Oggi è mio amico, ma immaginare uno di AN che vota contro di me perché è innamorato di Di Pietro, fa capire fino a che punto, come dire, vizio mentale si arrivò in quei tempi. Il che mi costò, per il molto denaro che ho guadagnato con la televisione, circa 6 miliardi di lire per cause avvocati. Però sono stato poi per il resto, ho comprato libri, ho fatto. E allora, chiuso questo capitolo pieno di varianti e di frasi che mandano ad altro, cosa ho cercato quando tu hai indicato la mitologia ridicola dell'arte contemporanea? Che l'opera che compie 100 anni esatti, con cui inizia la mitologia dell'arte contemporanea, anche oltre il cubismo, è l'Orinatorio di Duchamp. Cioè noi adoriamo e mitizziamo un pisciatoio come quello mondriniano che sono stato prima, un pisciatoio. Quel pisciatoio è mitologia, tant'è che se una persona per grandezza sua, che si chiamava Laszlo Toc, nel 72 martellò la Pietà per dire sono grande come Michelangelo perché posso distruggere quello che lui ha fatto, un altro martellatore idiota martellò l'Orinatorio pensando di martellare ed emitizzare un mito del nostro tempo. Nessuno sa che quell'orinatorio, che fu mandato nel 1917 ad una mostra con la firma R. Mutt, da cui comincia questa idea dell'arte contemporanea, per cui i grandi musei contengono opere importanti, sono importanti per quello che contengono. Cosa capita con Duchamp? Che se tu metti un'opera d'arte in un museo importante per quello che contiene, l'opera d'arte, un oggetto qualunque, quello diventa opera d'arte. Il museo legittima, quindi con quell'opera lui sconvolse i rapporti tra il contenuto e il contenitore. Poi l'opera fu dispersa. Arturo Schwarz, oggi più che novantenne, ne ha fatte nel 68 8 repliche, le quali sono nei musei come l'originale, il che prova che non è un'opera, è un'idea abbastanza intelligente, ma in fondo molto mitizzata. L'autore del nostro tempo italiano precursore, che si chiama Catelan, ha fatto una cosa analoga l'anno scorso, quindi un anno prima del centenario, ha deciso di regalare al MoMA un water come quello che ho cacato io, però d'oro. Allora io, che sono generalmente polemico, dico però intelligente, perché è la commemorazione dell'orinatorio. A distanza di 100 anni, qui mando in un museo che lo accoglie
un'opera e ha il vezzo di farla d'oro per connotare che non è proprio per usarla. Ma invece, intelligentissimo, ha voluto che fosse collocata nel cesso perché potesse essere usata. Quindi è un'opera d'arte che sta al MoMA ma nel cesso e ogni 15 minuti tirano l'acqua per pulirla. Ma voi potete usarla. È il ritorno all'uso di ciò che era stato spostato dalla funzione alla contemplazione. Questo è il mito del Novecento. Un mito percorso da una serie di opere escrementizie, tra le quali a metà esatta le scatolette di merda di Manzoni, che sono tutti musei, e che valgono oggi ognuna 450.000 euro, e furono fatte di 90, 100, 90 ne restano, 10 buttate via da 10 pirla che non hanno capito cosa diventava. Poi si procede con la cloaca massima di tale Delbois, che era una macchina per mangiare carne, per produrre stronzetti, poi riprodotti in ceramiche, e si arriva finalmente al water di Catelan. Quindi abbiamo un secolo interamente escrementizio. Ma per capire qual è l'altra strada, e questo non mancherà di divertirvi, a casa di D'Annunzio, che visse gli ultimi 15-16 anni al Vittoriale, c'è un'opera sublime, dello stesso anno dell'Orinatorio, e infinitamente meno nota, perché non solo io, ma anche una studiosa che si chiama Mola, Franco Maria Ricci, una trentina d'anni fa, accedessimo a una giusta lettura di uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, che ha fatto il ritratto di Toscanini, del Duce, di Papa Benedetto XIV, che si chiama Adolfo Wildt. Le persone più assennate ne conoscono il nome e la gloria. Il suo capolavoro si chiama Il puro folle, ed è un'opera del 30, ma La maschera dell'idiota, proprietà di D'Annunzio, è del 1917. Allora, qual è il secolo vero? Quello che comincia con l'Orinatorio del 17, che cambia il mondo e ci fa piegare davanti all'orrore, o quello intelligente, ironico, di uno scultore sublime come Wildt, ha vinto Duchamp? Non di meno le persone competenti si rendono conto del valore, ma ecco quello che guardavo. Cercavo di vedere se la coincidenza di Dante mettesse una a fianco dell'altra, l'Orinatorio e il puro folle, che sarebbe stato pur bello, ma il puro folle è dopo, del 30, invece l'opera che sta proprio nello stesso anno, in perfetta sincronia, è La maschera dell'idiota. Ed è anche bello questo titolo, nel momento in cui l'idiozia umana si rappresenta in un capolavoro fasullo, un grande scultore dipinge La maschera dell'idiota. E questo per la parte del libro che mi ha colpito, perché noi abbiamo vissuto un secolo di finzione, un secolo breve pieno di menzogne nell'arte, secolo che ha negato ogni possibile bellezza in nome del cesso, quello che abbiamo descritto fin qui, in una categoria artistica peraltro non, come dire, tra le cose curiose, perché Duchamp è centrale, Duchamp è talmente centrale che se ne è accorto perfino Molito Oliva, cioè cosa che sembra clamorosa, che un uomo il cui pensiero non si è mai ritrovato, abbia, qualcuno gliel'ha suggerito, abbia pensato di fare una monografia completamente illeggibile su questo grande artista, la cui provocazione è l'indicazione di un mito rovesciato. E però stavo pensando, mentre leggevo il libro e cercando di vedere quali cose si fosse dimenticato, perché il libro ad ogni nome che io ho evocato risponde a Fraser, risponde a Malinowski, risponde, tu guardi l'indice, trovi che su ogni nome risponde ovviamente a Rico, risponde, è un libro breve ma in cui la lunga conoscenza delle cose fa sì che tutto quello Torquato Accetto, tutto c'è, e non solo Zygmunt Bauman, che non può mancare nessun libro di nessuno, sono quegli uomini che non mancano mai, hanno un pensiero così liquido che è quasi diarroico, però piace molto alla... E poi c'è una parolaccia che non ho trovato nel libro, ma ho letto nella recensione del libro stesso, che mi pare indegna e indecorosa per Bereziani, che è brand. Quando ho sentito brand, mi viene in mente quello che ieri sera, l'avete visto in pochi, ma mi ha indotto a fare un'alzata di genio in difesa del Pompino, che ha una sua dignità, come dire, letteraria, perché per una ragazza che voleva fingere di prostituirsi a casa, il programma raccontava, si chiama Bianco e Nero, di una telefonata fra quello che organizza questo tipo di attività, persone che vogliono in qualche modo 250 euro per fare un filmino pornografico casalingo. Allora la domanda di lui a lei, mentre lei si candida a fare questo film, è: ma ce l'hai una location?
E lei risponde, non lo so, beh, ce l'abbiamo noi la location. Ora io non ho mai capito perché casa, stanza, camera, castello. Una volta ho massacrato una povera ragazza ad Agropoli perché del castello di Roma ha detto, le piace questa location? Dice, ma se la mette nel culo la location? Cioè, questa sarebbe la location. Cioè, siamo la location Palazzo Wiedekind. È tutto location ormai, di questa mentalità. Allora, che anche i veneziani dica brand, ecco, speriamo che sia. Si era chiamato all'ultimo momento perché ho sofferto un po', ha detto se dice prendo anche lui è finito tutto, ma per il resto il tono è così alto che il libro è imperdibile ed è ricco di riflessioni, così ho cercato di farle anch'io rispetto per esempio alla figura di Cristo evocato per due volte o alla figura di Don Chisciotte e anche del Don Chisciotte di Unamuno che lo reinterpreta in modo diverso da quello di Cervantes, insomma le molte osservazioni che il libro merita hanno in me determinato un tentativo di spiazzarlo e di indicare la data in cui il mito, che ha la sua massima rappresentazione nel mondo mitologico greco, quando noi pensiamo a mito, noi in Occidente, non so cosa facciano i musulmani, pensiamo ad Apollo, a Mercurio, io penso anche a Estia, che è nel trono del Partenone, la figura che Vernant, grande studioso del mito, indica in coppia come Apollo e Diana, come Marte e Venere, come Giove e Giunone, perché sono accoppiate Hermes, il dio dei ladri, dei commerci, il dio, e Estia? Perché sono esattamente complementari. Estia è la dea della casa e quindi è quella del fondamento delle donne che, come sarebbe giusto, una società avanzata, devono stare in casa e non rompere i coglioni. Questa è l'unica società che io ho in mente. Le donne che escono nel mondo creano il pasticcio che abbiamo visto e che ogni volta si vede, una volta si chiama Pivetti, una volta si chiama Boldrini, una volta si chiama Rosy Bindi, uno rimpiange Follini. Cioè, è evidente che Follini non avrebbe rotto i coglioni sentire com'è il genere delle parole, ministra, medica. Adesso quando viene una donna a casa è una medica, non è un medico. Quindi il mondo femminile, che è sublime, è potentissimo, aveva il suo dominio, domina nella casa. Ne è uscita, è nata una catastrofe. E invece nel trono del Partenone, la coppia delle due ha determinato un saggio meraviglioso di Vernant che è evidentemente ben presente al nostro Veneziani. Così come la mia teoria che la nostra mitologia occidentale sia prevalentemente la mitologia degli dei greci, i quali tutti sono morti. Cioè nessuno di noi crede ad Apollo, vabbè, soltanto i pazzi di Isis possono distruggere un'immagine di Apollo. Questo connota una situazione singolare per le divinità, soprattutto quelle che non ci sono più. Come diceva Lec, tutti gli dei furono immortali. È una frase impressionante perché l'essere immortale non prevede il passato alle morte. E quindi quelli non ci sono più. E sono il nostro punto di riferimento per una mitologia, quella classica, che è quella a cui noi leghiamo più di tutto la parola mito, anche se altre mitologie e altri miti vi sono. E quanto dura questa mitologia? Fino alla commemorazione di quell'epoca sublime di felicità, non in un luogo perfetto come un paradiso terrestre, ma sulla terra, perfetto fu maestro d'Olimpia, perfetto Fidia, perfetto Scopas, non perfetto Fuxas, ecco, esempio delle imperfezioni contemporanee, ma Scopas sì. Qual è il momento in cui quel mondo si commemora e si rende ancora più forte di ciò che è stato, rinnovando il mito? Il Rinascimento. Non per caso io uso questa parola anche in una chiave contemporanea, ma il Rinascimento è il momento della storia umana in cui tutto il mondo antico rinasce. Palladio fa rinascere i templi greci e gli artisti come Raffaello e Michelangelo sono come Apelle e come Fidia, cioè no, forse di più, cioè il Rinascimento è ancora più del nascimento della mitologia. Siamo quindi fra 1301, quando entra nella cappella degli Scrovegni Giotto, e 1601. Quando entra nella cappella Cerasi, Caravaggio, per dipingere il capolavoro di realismo assoluto che è la caduta di Saulo. Questo è l'arco di 300 anni in cui possiamo indicare il Rinascimento nella sua più aurea pienezza, senza dimenticare un Rinascimento che è quello dell'epoca di Federico II. Ma insomma, diciamo, quindi 300 anni in cui non ce n'è per nessuno. L'Italia è il luogo più potente, più grande, più ricco. Il PIL di Firenze è come oggi quello di New York, il massimo del massimo. Non mi pare che altra parola possa indicare la speranza che io ho per questa Italia disperata. E però, ecco appunto, se quello è il mito rinnovato, nella capacità di far rinascere Fidia e Apelle,
e gli dèi antichi, che pur non vi sono più, così come accade nel 1600 in Pacca, nella Palazzo Farnese, con gli affreschi di Carracci, che sono il punto d'arrivo di questa mitologia rinascimentale, prima che esploda Caravaggio. Qual è l'opera in cui tutto questo finisce? Quando perdiamo il mito primo e il mito secondo, quindi anche il mito del Rinascimento, con questa rinascita del mondo greco e del mondo romano? Credo intorno al 1618. Quando, cioè? Quando un grande pittore bolognese, oscillante fra Caravaggio e Guido Reni, ma più propenso a Caravaggio, dipinge un'opera che incredibilmente è qui a Palazzo Barberini. Da questa poi sarebbero derivate, con una consapevolezza, diciamo, ideologica e teoretica ancora più alto, un'opera di Poussin del 1641, l'ultimo grande classico, quello con cui si sente proprio il tramonto del mondo antico, in una pittura però di sublime rinascita, e con lui si chiude tutto. Il dipinto è un dipinto di Guercino e il titolo è Et in Arcadia Ego. Ecco, io sento lì la fine del mito. Quando un pittore, nell'ambivalenza del significato di questa formula, che fu interpretata poi da Panofsky, grande studioso, che su quei due quadri ha fatto un saggio immortale, perché? Io l'ho sempre interpretata, diciamo, nella mia dimensione affettiva, nel senso funebre. C'è un teschio con una mosca e due pastori che arrivano in Arcadia, che è il luogo di tutte le perfezioni, è il luogo dove c'è la felicità di un mondo pagano incontaminato, pastori felici come quelli che arrivano lì fino a quel momento, almeno felici. Diventerà poi nel 1690 il Bosco Parrasio, dove abita l'ex sindaco di Roma Carraro e che fu la sede dell'Arcadia romana, ormai fuori tempo massimo, però il luogo è talmente bello che lo suggerisco, perché è un luogo di incanto a Roma che finge la rinascita dell'Arcadia come terra greca. L'Arcadia vera, l'Arcadia evocata da Guercino del 1618, è un luogo dove arrivano i due pastori e vedono un teschio. Loro non conoscono la morte, non conoscono il male, e vedono che c'è questa testa che è quella che loro saranno, così come in tutta la rappresentazione dei temi funebri nelle chiese, in cui gli scheletri dicono, vedi, quello che io sono tu sarai, quello che tu sei io sono già stato, che è questo riferimento al memento mori tipico del teschio. Ma lì, che cosa dice quel titolo, perché c'è la scritta, incisa sulla pietra, Et in Arcadia Ego, vuol dire anche in Arcadia, che è il luogo di ogni perfezione, c'è la morte. E quando c'è la morte, non c'è più nulla, anche il mito finisce. La morte comincia lì, da lì cominceranno con una serie di opere straordinarie che indicano una decadenza dell'uomo, della sua centralità, del suo essere, come nel Rinascimento era stato, il centro del mondo. Ma Panofsky, per non dar soddisfazione a questa mia visione funebre del mito in Arcadia, la interpreta anche in un'altra logica, cioè che in quel sepolcro sul quale vi è quel teschio è contenuto il corpo di un poeta, che quindi, benché morto fisicamente, sconfigge la morte. Quindi anche in Arcadia c'è spazio per una poesia che commemora una mondo perduto, ma in termini recenti, quindi non c'è la morte in Arcadia, c'è la vita della morte, per cui un poeta, Leopardi è nostro contemporaneo, Caravaggio è nostro contemporaneo, Emily Dickinson è nostro contemporaneo, cioè la poesia è, e questo è stato indicato perfettamente da Vico, l'unico mito reale. Più ancora della religione, perché la religione ha un difetto, che è stato la nostra così durevole, a un certo punto finisce. Pensate quelli che verso il IV secolo dopo Cristo credevano ancora, creduloni e coglioni, a Giove e ad Apollo. E non c'erano mai stati. Allora si avevano creduto. A un certo punto arriva Cristo, che è un uomo, e comincia una religione durevolissima, che è quella anche oggi del nostro Papa Francesco, che è una religione dell'uomo, e forse per questo resiste, ma non potremmo credere che anch'essa finisca? E anche quelli come me, più legati alla mitologia cristiana, non potranno pensare che la poesia finisca? Cosa resterà allora dell'anima dell'uomo? La poesia. E da molto tempo penso che il successo, per entrare e far convivere aulico e prosaico, non vorrei che pensaste che non salire troppo in alto, quando vedo Sanremo, io non mi sento l'intellettuale che lo guarda con il distacco di chi vede, no, capisco che Sanremo ha il successo che ha perché indica il punto originario della creatività dell'uomo, che non è la pittura,
La pittura ha poco più di 16.000 anni nelle grotte di Lascaux, tra i 16 e i 15. La scrittura è forse ancora più recente. Come si è espresso l'uomo per dire il suo desiderio di felicità, il suo desiderio di Dio? Con la voce, con la parola, con il canto. Questo è così atavico, e quando noi sentiamo, pensate poi a un'altra cosa che riguarda una mitologia imperfetta, noi abbiamo vissuto di una resistenza della poesia fino alla morte di D'Annunzio, 38. Poi qualcuno ha in mente, posso fare estremamente un esperimento, qualche verso di Quasimodo, o di Ugaretti, che sta come sugli alberi delle foglie, da subito sera, di Cardarelli, di Montale, poi basta. Se io vi chiedo a quanti hanno guardato con sospetto il premio Nobel a Mario Fo, che invece lo meritava, perché era una voce di tutti, che anche quelli di posizione politica diversa sentivano come propria, ditemi un verso a memoria di Mario Luzzi, o di Piero Bigongiari, o di Attilio Bertolucci, o di Giorgio Caproni. Semmai te ne ricordi qualcuno di Saba, ma molto prima, qualcuno di Sandro Penna. Dal 1951, cioè da quando è nato Sanremo, non c'è più un cazzo di poeta di cui ricordi un verso. E per cosa esiste la poesia da Omero in avanti? Per essere tradizione orale. Cioè io sento la poesia perché mi illumino l'immenso, ce l'ho dentro, Omero ce l'ho dentro. Una poesia che non impara a memoria, non è una poesia, è la masturbazione di un poverino che si chiama anche con un nome importante e che però ormai è impotente perché non ha superato la soglia della nostra memoria. Ma chi di voi dal 50 in avanti non ha in mente Senza fine, Sapore di sale, Il cielo in una stanza, Azzurro? Perfino il principe Ruspoli ha in mente delle canzoni a cui ha dato di Patti Pravo, Pazza idea. Cioè abbiamo un patrimonio poetico sublime traslato dal mondo solenne della poesia alla canzone. La canzone ha tenuto viva in noi la condizione della felicità, degli amori adolescenziali, dell'infanzia, dei primi piaceri. Vero è che Nizan, nome che non ricorre in questo libro, ebbe una formula formidabile quando si ribellò all'idea: io mi sento meglio adesso che a 20 anni, mi comporto come quando avevo 20 anni e sono del tutto dissacratore come allora, però mi sento forse fisicamente meglio, a parte la poltrina. E cioè la mia necessità di cacare molto, perché è un mondo che merita di essere tutto cacato, quindi questo è il mio ricordo. Però quando dicevano davanti a Nizan, cioè, che bella età i 20 anni, lui rispondeva con una nuova frase: cioè, ho avuto 20 anni, chi mi dice che era stata l'età più bella della vita dice una cosa assolutamente falsa. E quindi è vero che quel momento mitologico lo è poi soltanto perché è accompagnato da una serie di abbracci, di delicatezze, di affetti che hanno come controcanto tutta la canzone italiana, perfino quando si uccise Tenco 50 anni fa in una canzone che è Ciao amore, non grandissima, che è un testo letterario peraltro molto pavesiano, potrebbe essere, ci ricordiamo perfino Io, tu e le nostre. Orietta. È una poetessa non grandissima che è Laurietta Berti. Figuriamoci Gino Paoli, Paolo Conte, capolavori. Allora uno guarda Sanremo perché si aspetta di sentire la Nannini o qualcuno la cui continuazione della poesia sia in quei versi cantati. E questo perché lo dico? Lo dico perché se noi guardiamo Sanremo con tutto quell'ascolto e ci sentiamo anche magari un po' degradati perché non è Luzzi, Bertolucci e queste cose, ma è solo Sanremo, in realtà perché dentro di noi ricomincia a suonare quella atavica forza della prima espressione poetica che è il canto, che è la voce, che è la poesia. Il successo dell'opera lirica anche è frutto di questo. Ecco, detto questo, io ritengo che il mito sia la poesia, e sia quella poesia che da una parte e dall'altra esiste, resiste, si afferma e che addirittura può passare per Sanremo, e che sia la condizione primaria dell'aspirazione religiosa dell'uomo. Perché quando, come Apollo, Marte e Venere, saranno morti anche i nostri dei, ammesso che si possa chiamare Dio Cristo, noi continueremo ad avere il desiderio di qualcosa che ha l'origine della nostra vita. E quello sarà nelle parole, sarà nella poesia, sarà nei sogni che quella poesia ci ispira. E queste sono alcune osservazioni estemporanee. Guardo adesso rapidamente il libro, la sua articolazione. Vedo un capitolo su cui non possiamo che convenire, e cioè... Mitica l'infanzia, mitico l'amore, eccolo qua. E l'amore, il soggetto del 90% delle canzoni
cui ho parlato è l'amore, e d'altra parte lo è anche della grande poesia italiana, in un percorso che va da Petrarca, se non prima dello Stil Novo, fino a Dite a Laura che l'amo, versi meravigliosi che sono la sintesi di un solo verso dell'intero canzoniere di Petrarca. Petrarca ha rotto i coglioni con 366 canzoni per dire Dite a Laura che l'amo. Poi, con l'età adulta, mitica, diventa l'infanzia stessa, avvolta da Laura favolosa e onirica in cui apparivano in quel tempo le cose e il mondo con gli occhi del bambino, che sono gli occhi del poeta che rimane tale. Poi andiamo avanti, ho qui segnato alcune pagine molto belle. Nel suo apice l'amore è trasloco della vita reale alla vita simbolica e simbiotica. Agli occhi del mito la morte è eclissi di vita, interruzione di esistenza, cambiamento di stato, metamorfosi, ed è quello che ho accennato con il riferimento a Etina Arcadia Ego. Poi qui ci sono riferimenti a Platone e soprattutto a un filosofo dimenticato, ma io l'ho anche conosciuto, riabilitato in tempi recenti, che è un Vico moderno a cui si è molto applicato, non so come, visto i suoi limiti intellettuali, Cacciari. Cacciari, come sapete, è uno degli uomini che ha meno sensibilità poetica e filosofica, e però così evoca delle parole, quindi una volta ha evocato Andrea Emo. Non la filosofia della storia, ma il mito, con la sua curiosa semidivina natura, può spiegare la storia. Forse Platone sapeva che non la filosofia spiega il mito, ma il mito la filosofia. Sono considerazioni interessanti su cui segue un'argomentazione sui sistemi filosofici di Leibniz e Spinoza. Poi ho ancora segnato, eccolo qua, alla luce del mito, pensare è pane, poetare è vino. E potrei anche dire che questo libro, per il 50%, potrebbe essere traslato in un libro di massima. Lui argomenta, ma argomenta in modo così poco cavilloso che ogni tanto gli escono delle frasi così epigrafiche che sono massime e con cui il libro avrebbe forse più fortuna, perché le porteresti dietro come qualcosa che non devi argomentare, ma che ti appare come un assioma, come un dogma. Andiamo avanti ancora, qui ho segnato in riferimento a Chereni. Ecco, una cosa che mi colpisce molto, si parla di Dioniso e di Apollo. Noi li vediamo, nella dimensione psicologica del mito, Apollinio e Dionisiaco. Mi sono sempre chiesto perché Apollo, che è Apollinio, a un certo punto, quando appunto dimostrando che la voce è tutto, fa la gara con Satiro Marsi, il quale ha la zampogna e lui ha la lira, vince perché lui ha la voce. La voce lo rende più bravo e quindi vince il certame contro Marsia. La stessa cosa si può dire, non è nel libro, della mitologia di Cleopatra, che sembra legata più che alla sua avvenenza alla seduzione della sua voce. La voce di Cleopatra era seduttiva, ancora una volta la voce diventa mito e bellezza. Ma questo Apollo, salvo un dipinto di Andrea Sacchi in cui si vede che Apollo in corona è un castrato dalla voce bellissima come la sua, con la quale vinse contro Marsia, passa il suo tempo a scuoiare il satiro Marsia. Non gli basta averlo sconfitto, diventa con Marsia dionisiaco. Questo è un tema che non ho mai risolto bene, cioè Apollo la cosa più violenta che fa è scuoiare questo povero satiro già umiliato, evidentemente nella scommessa era previsto questo. Altra figura importante che lui evoca è quella che da Benedetto, da Gian Battista Vico attraverso Benedetto Croce arriva a un autore che per me fu mitico. Io in collegio, da bambino, il mio autore prediletto era Tomino, perché aveva fatto il libro di Figlio del Farmacista. Io ero figlio di farmacista, però superai rapidamente la pur bellissima scrittura di questo dimenticato scrittore. Il mio poeta prediletto divenne Pavese. Pavese è l'ultimo titolare di una filosofia del mito, dei dialoghi con Leucò, e in generale con la sua visione di una terra che è una terra atavica, che è quella a cui è mia sorella, per esempio, che vive il mito, che domani sera vedete in televisione una cosa in cui si parla di mio padre, di mia sorella, e non può vivere lontano dal Po. Il Po è la sua terra, la terra è la tua casa, e questi concetti sul mito e la terra sono espressi da Cesare Pavese, che dice: ma davvero la sudata e imponente teoria razionale della natura e della storia ci guida l'azione e ci fa vivere? Viviamo solo di questo? O le nostre decisioni essenziali nascono al di sotto e al di sopra della teoria da un impulso più misterioso, più estatico, più autorevole che non la percezione razionale? Ecco la forza dell'irrazionale in cui sta il mito. E poi ancora ho segnato, beh, qui parla di Valéry, ognuno di voi lo troverà, il suo dialogo con Vico e con Cartesio, e la bella trasposizione di cogito ergo summa nella dimensione irrazionale del cogito ergo sommio. È un'alternativa, non del pensare per essere, ma del sognare per essere o dell'essere per sognare. È una bella deviazione di Veneziani che merita tutte le lodi.
E qui cita Popper, quindi non lo voglio leggere, perché già quando penso che è popperiano Pera, che oggi è diventato un verdiniano, cioè uno che nella vita comincia con Popper e diventa verdiniano, fa capire in che merda siamo. Non so, non è che fosse antipatico, ma tu parti con Popper e ti scrivi al partito di Verdini, che è il partito della merda pura, in merdiniano. Andiamo avanti, che siamo arrivati quasi alla fine. Ecco, qui abbiamo letto quella bella frase del nostro tempo, che soggiace a stimoli esterni, etero diretto, non decide ben determinato dei suoi impulsi o pulsanti, come gran parte dell'umanità. Io penso, per esempio, quando leggo queste cose, ai ragazzi che mi stanno particolarmente sulle palle, che poi ho successo con i ragazzi, che comprano jeans già rotti. Per me è il massimo, cioè rompiti di tu, brutto stronzo, vai in un bosco, sali su. No, già rotti e costano di più. Io, se una ragazza mi si presenta con i jeans rotti, non la voglio più. Dico, ma ti ha stuprato qualcuno? No, li ho comprati così. Non è che stupra nulla, non sei, sei una rompi i coglioni che si mette i jeans già rotti. Io vengo da una società povera in cui, sapete, vi racconto quest'ultimo aneddoto che riguarda il povero D'Alema. Come si è rovinato D'Alema? D'Alema si è rovinato così, è andato una sera a casa dell'ex direttore dell'Unità, Reichlin, molto raffinato, lui, la moglie è una direttrice di teatro, la figlia è un economista, insomma un comunista per modo di dire, molto chic. Naturalmente si chiamano Salotti, quelli che frequentano Scalza, il Napolitano, tutti gli uomini di sinistra molto salottieri, Ciampi anche della sua deviazione un po' sinistra, ma insomma una persona di valore molto riconosciuta, e invitano anche D'Alema, il quale andava anche nei salotti dell'Angiolillo, salotti di altra natura, un po' più, però insomma D'Alema era un uomo per tutte le stagioni, e quindi va a casa del comunista Reichlin. D'Alema ha un paio di scarpe che gli ha procurato l'attuale ministro degli interni Minniti. Io conosco bene le storie, quindi sono preciso nel dettaglio. Era nel futuro di Minniti diventare ministro degli interni grazie a quelle scarpe, perché sono di uno scarpano calabrese che le ha fatte anche a me e che al 95% le ha regalate a D'Alema e gli ha fatto uno sconto. Però D'Alema, sapendo del valore, al momento in cui in quel salotto un Jobseiterier della padrona di casa gli graffia le scarpe, dà un calcio all'animale, come era giusto, e dice: cazzo, non l'ha detto quello che non dice parolaccia, costano 1,5 milioni. È presente Pansa, giornalista dell'Espresso prima di spostarsi da Libero e al Giornale, e cominciando la sua rabbia contro i comunisti da lì, fa un articolo e dice: il presidente del Partito Democratico dei DS porta delle scarpe che gli sono costate 1,5 milioni. Da lì comincia la sua decadenza. Io sono il solo ad averlo difeso. Ha detto: me le hanno regalate. Lui, come un ragazzo di campagna, ha detto: valgono, non sciuparmele, come se uno aggredisse il cashmere di veneziano, lo difendi, impegna. Quindi questa logica, l'idea che uno compri dei jeans rotti, per me appartiene allo stesso genere di decadenza di quando, sapete, che la corruzione, la pedofilia e tutto quello che è avvenuto nell'umanità degradata inizia da quando è finita, le persone meno giovani non sanno neppure cosa sia, perché tutti hanno una certa età, il deflettore. Vi ricordate il deflettore? Certo. Il deflettore era il segnale dell'ultima barriera contro il male del mondo. Stavi in macchina, aprivi il finestrino, mettevi il deflettore. Da quando non c'è più il deflettore è capitata qualunque cosa, l'ISIS. Ecco, la fine del deflettore e i jeans rotti sono il segnale tragico della fine del mito. Ed è per questo che, rimpiangendo deflettori e jeans che non porta, il nostro amico ha scritto questo bel libro, e vorrei concludere con le ultime osservazioni che ho fatto, questa massima perfetta. Gli uomini, diceva Bernard, sono sempre sinceri, ma cambiano spesso sincerità. Questo è il ritratto di Berlusconi. Poi c'è la frase finale alle massime, che lui spiega: la verità esiste, ma nessuno le tiene il monopolio, la verità è corrotta dai suoi surrogati, la verità è schiacciata dal posto. Molto interessante il capitolo finale con queste massime commentate. Ma vorrei chiudere con questa definizione dell'abisso della fede, quello che ti porta a valutare che sarebbe stato meglio un Hitler in malafede che in buona fede, perché in malafede poteva correggersi. Sono molto buone le persone in malafede, sono perfette, sono le uniche oneste. Quelli in buona fede, tipo la Boldrini, sono pericolosissimi, perché dicono delle stronzate e ci credono, uccidono gli ebrei e ci credono. È pericolosissimo. Un uomo in buona fede è un crimine contro l'umanità, è pericoloso. E qui infatti lui dice, e chiude così
Gli utopisti rivoluzionari riversano i loro sogni sugli altri, anzi pretendano che gli altri facciano i loro stessi sogni, magari li traducono in realtà e li vadano ad abitare. E quando il sogno si oppone alla realtà, tanto peggio per la realtà. Intelligentissima osservazione. Qui c'è tutta l'abissale distanza tra la magnifica, solitaria, gentile e disperata grandezza dei puri folli, ai quali io stesso appartengo, che vivono e muoiono nel loro ideale di purezza, nel loro romantico delirio mitologico, e la cupa feroce, messianica ideologia dei rivoluzionari, che impongono al mondo la pretesa di una società perfetta, come Saint-Just o l'incorruttibile Robespierre. Dietro la loro purezza si nasconde la ghigliottina, il sospetto verso l'amico di ieri, l'eliminazione di chi non la pensa come loro. Certo, anche dagli utopisti, i rivoluzionari vi furono dei nobili sognatori, martiri, molto bella questa parte, ma insomma l'abbiamo intesa così, come la figura di Don Chisciotte. Ora, nella descrizione che lui viene facendo, benché il tema sia imperi alla dottrina, l'ultimo esempio di questi folli reali è Grillo, cioè un demente assoluto, la cui demenza diventa esempio per una parte dell'umanità che li vota e che non è in grado di decidere il suo destino se non che bisogna obbedire a lui. Per cui se uno dice una cosa sensata, tipo il senatore Lombardi, non facciamo lo stadio, lui dice occupati del Parlamento perché lo stadio lo deve fare il Comune. Idiota, ignorante, il Parlamento si deve occupare di tutto. L'attività ispettiva di un parlamentare è anche mettere in discussione, come fa una persona di buon senso, che Roma deve avere come miraggio del suo futuro non la sua gloria, il suo passato, il suo mito, ma lo stadio. Cioè la mente di questa gente è applicata a una tale miseria che si capisce perché la Raggi porti blue jeans stracciato. Ma io penso che la genialità di Vittorio Sgarbi sia proprio nella capacità di intrecciare attualità ed eternità, mito e merda, cioè riuscire a parlare di grandi temi, ma riuscire anche a inserirli in un contesto di attualità. Il mito, alle sue origini, ebbe un'estrazione popolare. Non è vero che il mito sia stato un fatto aristocratico ed esclusivo. Omero era un poeta popolare, la grande poesia è popolare, Shakespeare col suo teatro faceva teatro popolare, quindi è molto giusta l'osservazione che faceva prima Vittorio Sgarbi sulla necessità di intrecciare questi temi alti, questi temi importanti, di destino, direi quasi fatali dell'umanità, alla realtà quotidiana, a ciò che avviene nel giorno. Io vorrei riprendere due o tre spunti suoi per poi lasciare a lui, se ne ha voglia, di concludere questa serata. Due o tre spunti. Il primo spunto che mi ha incuriosito e su cui vorrei fare qualche riflessione un po' divergente. Lui sostiene che il mito sia morto sostanzialmente 4 secoli fa. Ecco. Ed è una interpretazione suggestiva che ricava proprio dall'arte e da ciò che è stato lo spettacolo del declino e della decadenza dell'arte. La cosa curiosa è che il mito, la mitologia, è riemersa in modo, diciamo, intermittente nei secoli seguenti, attraverso forme che potremmo definire quasi di vintage, di ripresa. Ecco, per dire, il grande conflitto tra classicismo e romanticismo era un conflitto che separava due culture, due sensibilità, ma che erano unite da uno stesso tema, la mitologia. I romantici credevano a un mito ed avevano nel mito la loro fondazione e il loro fondamento, e d'altra parte il classicismo si nutriva di miti classici. E questo è già un tema abbastanza contraddittorio. Ancora più contraddittorio è quel Novecento che Vittorio ha definito escrementizio, ma che ha rappresentato insieme a questo anche una voglia di cielo straordinario. Io vorrei citare autori come Pavel Florensky, come Simone Weil, tanti altri autori che hanno rappresentato, Cristina Campo, René Guénon, Julius Evola, autori che hanno rappresentato la voglia di trascendenza in un'epoca in effetti escrementizia, in un'epoca in cui l'arte si è ridotta a rappresentare lo sterco, e ogni volta che sento citare anche da Vittorio la famosa opera Merda d'artista, la mia risposta in automatico è artista di merda, cioè proprio per in qualche modo contrapporre questa visione fecale del mondo.
alla realtà del mito. Ora, il mito nel Novecento si avverte soprattutto attraverso la sua mancanza. Voi ricorderete il grande mito delle sirene, no? Le sirene, Ulisse si fa legare all'albero maestro per non sentire il canto suadente ma nocivo, mortale delle sirene. Beh, Kafka dice nel Novecento una cosa straordinaria, che il canto delle sirene è stato indubbiamente un grande pericolo per l'umanità, ma il silenzio delle sirene è ancora peggio. Cioè, quando non senti il canto delle sirene, la vita perde senso, si scolora, gli occhi si spengono, la luce che è nel mito si spegne negli occhi delle persone. Vivi una vita ordinaria, una vita senza scopo, perdi quella luce del mito, quella capacità di guardare la realtà con altri occhi. E allora, per ritornare a questa dimensione, il mito è alle origini non solo della letteratura, non solo della poesia, come giustamente diceva Vittorio, e alle origini della stessa religione. Non conosciamo nessuna religione che non abbia un mito di fondazione, cioè un racconto originario. Non solo le religioni monoteiste che noi conosciamo, ma anche le grandi tradizioni metafisiche d'Oriente. Tutte si fondano su un mito, un racconto di fondazione, che poi diventa teologia, dottrina, fede, chiesa, autorità, tutto quel che volete, ma alle origini c'è il mito. E la stessa cosa si può dire della politica, della letteratura, del senso della comunità. Che cosa accade nella nostra epoca quando la religione declina, tramonta, quando la politica tramonta, quando l'economia arranca, quando tutto il mondo sembra ormai perdere, diciamo, questi racconti grandi, collettivi, superiori, e tutto si trincera nella dimensione individuale, egoistica ed egocentrica? Avviene che, proprio perché accade questo e ci rifugiamo nella tecnica come unica forma di reazione, perché la tecnica ci garantisce di vivere bene, di essere in collegamento continuo, eccetera, proprio in questo momento risorge discreta la nostalgia del mito. E allora il desiderio è quello di ritentare, quando falliscono i grandi discorsi politici, culturali, filosofici, religiosi. Pensate alla filosofia, che da 50 anni certifica la sua morte. Sono dichiarazioni di certificazione della morte. Ogni libro di filosofia degli ultimi 50 anni è un necrologio dedicato alla filosofia. Ecco, immaginate questo che sta accadendo. E quindi pensate come sia importante raggiungere quell'origine che precede il pensiero, che precede la fede, che precede l'arte, perché il mito è il grembo dell'arte. Quello di cui parla Vittorio, l'arte attraverso le sue straordinarie rappresentazioni dei grandi artisti, non di quelli che giustamente ha definito in qualche modo feccia, ecco, la grande arte nasce da una visione. E la visione che cos'è se non un mito? Cioè una rappresentazione visibile di qualcosa che è invisibile, di una luce straordinaria che ti permette di guardare la realtà in altro modo, in altra maniera. E allora la forza del mito, il fascino del mito è quello di riuscire a produrre questo grande cambiamento. Il mito ha avuto una importanza anche nella storia. Voi sapete quante volte i miti hanno mosso alle grandi rivoluzioni, alle guerre, a tutto quel che vogliamo. E oggi che ne è di questa mitologia? Oggi sono rimasti dei miti soltanto dei fetici, dei piccoli idoli. Ecco, l'idea è che il politico dei nostri tempi debba essere una specie di seduttore, laddove invece il politico, all'insegna del mito, è una figura carismatica. C'è una grande differenza tra seduzione e carisma. Cioè, la seduzione è un'arte civettuola che porta semplicemente a condurre una persona verso di sé, quindi ad attrarlo attraverso capacità suasive, capacità mediatiche, televisive e così via. Il carisma invece non cerca a tutti i costi il consenso delle persone. Il carisma è una forza spirituale che supera la seduzione, che riesce a irraggiare luce, a dare contenuti superiori, anche se non si cimenta nel campo della lotta, del conflitto, della lotta elettorale, della capacità di convincere. Ecco, manca questa capacità carismatica al nostro tempo. Quindi, quanto più avvertiamo di vivere, come dice Vittorio, in un'epoca escrementizia, tanto più sentiamo il bisogno di cielo, il bisogno di vita superiore, il bisogno di vita ulteriore. Poi i cammini potranno divergere, ma la riscoperta
di qualcuno e di qualcosa che ci racconti e ci dia un racconto di fondazione, la bellezza gratuita delle cose che vengono dal mito. Noi crediamo di vivere in un'epoca mercantile in cui tutto ciò che è fondamentale passa dallo scambio e dall'utilità, e non ci rendiamo conto che i 2/3 della nostra vita, poi, nonostante tutto, li trascorriamo e li spendiamo in attività che non hanno un tornaconto, che non hanno un ritorno di utilità, perché sono cose che noi facciamo per amore, per sogno, per accudire un anziano o un bambino, per amare una donna, per dormire, per sognare, per seguire una inutile conversazione di una serata romana o per fare queste attività. Ecco, è la gratuità il rango, l'inutilità è la nobiltà delle cose. Di conseguenza il mito, che è il regno più alto dell'inutile, ci può trasferire in un'altra dimensione, senza perdere il contatto con la realtà, ma riuscendo ad avere un ideale regolativo. Questo differenzia il mito dall'utopia, cioè dal desiderio di realizzare una società perfetta che produce di fatto massacro, totalitarismo, violenza, dispotismo. Il mito è un ideale regolativo, invece l'idea della società perfetta pretende di sostituire gli uomini reali, quali noi siamo, imperfetti, inevitabilmente imperfetti, con una futura umanità perfetta che non esiste. E questa rottura, questa frattura tra la realtà e l'ideale produce poi gli effetti disastrosi e drammatici che noi conosciamo, i sistemi totalitari, l'odio nei confronti degli altri. Ecco, il mito invece ci permette di guardare in alto, una proiezione verso il cielo che non pretende di portare in terra la purezza, la verità, ma vorrebbe soltanto sognare la purezza, o sognarla come la sognava Don Quixote, i grandi individui, i grandi e isolati, diciamo così, sognatori, perché la purezza, quando viene vissuta attraverso la creatività, diventa foriera di opere, di arte, di grandi realizzazioni. Quando invece si pretende che i propri sogni diventino i sogni di tutti, allora nasce il totalitarismo, il dispotismo e la dittatura. Ecco, il mito può essere anche una possibilità di salvezza rispetto a questo. Quindi in un'epoca grigia, addormentata, spenta, che pensa soltanto alla declino della vita e al ripararsi attraverso le norme dell'economia, attraverso la propria barriera individuale, il mito ci permette di aprirci a una dimensione ulteriore. È un po' come erano i vecchi antichi ideali di Dio, patria e famiglia. Ora, non consideriamoli in questo momento per quello che sono, ma consideriamoli per il valore che avevano. Erano delle forme di protezione e di proiezione. Cioè noi uscivamo dalla nostra dimensione individuale grazie al fatto che ci sentivamo legati radicalmente e spiritualmente a una famiglia, a un luogo che sentivamo come casa, come patria, e a un senso religioso che sentivamo come orizzonte di vita. Quindi erano una protezione della nostra vita e una proiezione al di là della nostra vita individuale. La funzione del mito è quella di proteggerci dalle intemperie della vita e di proiettarci in una dimensione di cielo. È per questo che ho voluto dedicare questo libro al mito ed è per questo che ho voluto portare qui con noi un mitico Vittorio Sgarbi, a cui aggiungo un'ultima sola, diciamo, civetteria che gli ho ricordato già un'altra volta. Noi siamo, a nostra insaputa, coppia di fatto, perché uno straordinario e stravagante imprenditore di Bari ha edificato un albergo nei pressi Basilio, che tu ricorderai, un albergo nei pressi appunto dell'aeroporto di Bari, e ha dedicato un salone, me lo annunciò una volta tanto tempo fa, a me e a Vittorio Sgarbi. Dice: questo è il salone Sgarbi veneziano. Io dissi: vabbè, una butade, carino, spiritoso. Dopo 2 o 3 anni fui invitato in questo palazzo per una conferenza con i vescovi e con l'Avvenire, quindi era un luogo, e chiesi dove si svolgesse questo incontro, e mi dissero: nella sala Sgarbi veneziani. Allora è lì che ho capito che eravamo una coppia di fatto. Allora, io ho lungamente lottato per liberare l'umanità dal matrimonio, ho detto anche una cosa difficile per un referendum, che restituisca a ognuno la propria autonomia sulla base del concetto
che esistono gli individui e non le coppie, e sono anche l'unico che può dire che le unioni gay sono una cosa inaccettabile perché sono contro le unioni eterosessuali, quindi perché sono contro ogni unione, sono per separazioni e perché una donna viva con un uomo felicemente stando in un'altra città, in un'altra casa ed essendo vista due volte al mese, con cui i rapporti possono durare anche 4 secoli, invece che questi inutili e condominiali puzze odorini nello stesso letto, nella stessa stanza, con le stesse cucine. Per cui ritengo che la dimostrazione dell'idiota sia l'intellettuale che viene intervistato da un nuovo progressista o anche un nuovo progressista, se cosa ha fatto Renzi? Beh, niente di buono, però una conquista civile sono le unioni civili. Ora, l'idea è che due che si inculano siano una conquista civile mi sembra che è contraddetto dalla lingua italiana, che dicendo inculata dice una cosa negativa, mentre dice una cosa negativa dicendo sfigata, cioè un uomo senza figa è sfigato. È un uomo che ha un danno e incula. Però se questo piace, loro perseguono questo obiettivo che serve il 2 di giugno per andare insieme al ricevimento del prefetto. Federico e Giovanni sono rispetto, vogliono essere legittimati, ma facciano come Pasolini, della serenità, del suo piacere, non si era mai posto il problema di essere legittimato. E infatti io quando penso a Pasolini penso a Vendola. Mi viene in mente Vendola e voi sapete che Pasolini aveva questa sessualità frastornata, selvaggia, è morto anche per questo, non si legava a nulla e tutto il mondo sapeva, il suo amico Moravia era anche soggetto a racconti delle sue attività sessuali, quindi non c'era evidentemente neanche allora una distanza, certo la società era molto meno tollerante, ma lui aveva un unico amore, sua madre. Immaginate se sua madre fosse stata Niki Vendola, che lui quando si sveglia all'improvviso vede una tetta di un uomo e dice mamma, e dice no, sono il papà. Cioè pensate lo sconvolgimento che avrebbe avuto Pasolini, che pure non era un conformista, di fronte a questa tragedia di due che hanno due papà, che stanno insieme, fanno un bambino fatto in California o in Canada, e quando questo bambino chiede la mamma si cade in uno dei due, dotato di coglioni, a dire io sono la mamma. E quello la guarda e dice, non sei la mamma, sei uno stronzo. Ecco, questa è la determinazione che ho per i rapporti di unioni gay, che mi sembrano proprio l'atto di fine di una civiltà. Che un Parlamento per un anno legiferi su questa materia con la cirinna per dire che i diritti del cavolo sono una gran fregatura. Quando cominceranno a separarsi tra case e alimenti, capiranno com'è duro il destino degli sposati e capiranno l'errore che hanno compiuto. Chiusa questa vicenda, non siamo una coppia di fatto, neanche nel senso che dice, perché il nostro imprenditore è morto. L'albergo che lui dirigeva, dove andavamo ospiti, io quando capitavo nella mia vita errante a Bari, andavo spesso a dormire a questo hotel. Non so se i suoi eredi, sempre che siano rimasti proprietari, abbiano lasciato questa denominazione così augurale, però lui ricorda male, perché la sua volontà inconscia di coppia gay gli ha fatto dimenticare che noi abbiamo due sale, una sala Sgarbi e una veneziana, non due, cioè non una della quale conviviamo. Io sono per i cazzi miei, lui per i cazzi suoi, lui ci ha uniti, no! Ecco, però avrete osservato che nella sua volontà di essere uniti ha rivelato un inconscio che questa sera, no, ma non sessuale, un inconscio più importante, cioè culturale, perché lui si è reso conto, era orgoglioso di questo libro, mi ha chiamato, io ho dovuto spostare il giorno perché il giorno che lui aveva scelto ero occupato, ma lui ha molto tenuto a me e mi ha desiderato, blandito, richiesto, non solo perché io poi dico cose che sono sorprendenti, quanto sorprendono come a parte di quelle che ho detto, quindi mi divertiva pure avere un punto di vista non alla Cacciari o di qualche altro pseudo filosofo. Però avrete osservato che il secondo intervento di Veneziani era meglio del primo. E lui dentro di sé ha pensato, se io questo libro l'avessi fatto come l'intelligentissimo Aidis, a quattro mani con Sgarbi, sarebbe riuscito meglio. Perché io gli ho fatto uscire una parte nascosta, gli ho fatto rivelare alcune cose, anche dicendo quella cosa che ho detto per puro esibizionismo, cioè figuriamoci se io penso veramente che il mito finisca con il quadro di Guercino. Stai rappresentando il mito di Narciso. Così. E allora, devo dire che alle cose che lui ha detto io convengo a punto tale che troverò risposta al mio, diciamo, la mia presunzione rispetto a Guercino nelle sue parole, perché io ho dato un'indicazione, cioè c'è il mondo antico, il mondo della mitologia classica, il Rinascimento che ne è una rinascita e poi proprio all'inizio del 600 una fine. Però non potevo nascondermi, né lui può pensare che volesse nasconderlo a voi,
che questo ricorso e ricorso della riproposta del mito antico ovviamente ha almeno altre fasi, una delle quali si chiama neoclassico, ancora una volta come rinascita neoclassico, di cui Canova è il più straordinario interprete, ed è un artista che, non avendo mai visto Fidia, rifà Fidia, lo rievoca il mondo antico anche attraverso le coppie romane, attraverso una mitologia del mondo antico che si ricrea nella mente. Quindi in realtà io ho detto una cosa sbagliata, il mito non può morire e rinasce di tempo in tempo, tant'è che a riprova di quello che ha detto Veneziani e in chiave squisitamente omosessuale, la nascita reale del mito, non come esistenza del mito, ma come coscienza del mito, è molto più avanti attraverso un famoso omosessuale, morto, ucciso dall'omonimo del mio professore, come pochi sanno, che è Winckelmann. Winckelmann arriva a Pestum, più o meno ai tempi di Piranesi, vede delle rovine del pastori e capre, pecore. Io stesso ho vissuto il mito resistente in una memorabile visita e viaggio ad Aleppo. Non so se oggi si possa più fare quella visita meravigliosa, ma andammo a vedere le città morte intorno ad Aleppo, che erano come i nostri siti archeologici, diciamo dal mondo greco al mondo romano, all'inizio del mondo bizantino, con le immagini degli stiliti memorabili in questi luoghi che sono piccole città, ma nessuno andava a vederle come uno va a vedere, non so, Sepino, Pestum o Pompei, perché non erano luoghi archeologici, ma erano luoghi della prosecuzione ed eternità di quel mito, cioè le persone che erano lì vivevano in quelle rovine. Oggi un famoso sovrintendente che si chiama La Regina ha svuotato un'ultima sopravvivenza antropologica in un ambito archeologico che era Sepino. Sepino fino a 30 anni fa aveva il sito archeologico di Pietrabondante abitato, adesso invece è un sito morto, come tutti gli ori di siti archeologici che sono fatti soltanto per rievocare i morti. Ad Aleppo le città morte erano ancora come erano state nel IV secolo, nel V secolo, era impressionante muoversi in queste città con pastori, capre. Dobbiamo immaginare che nel 1748 chi passasse per Pestum avrebbe visto delle colonne, delle pietre messe in verticale, templi, con pastori, pecore, capre, vivendo un'armonia meravigliosa fra natura e architettura nell'inconsapevolezza, quella di cui parla poi più tardi un altro mitologo che è Leopardi, quando parla del pastore errante nell'Asia, ed è la condizione dell'ignoranza che rende felici, e poi è quella che tornerà in Rousseau. Quindi figuriamoci se io non condivido quello che dice il nostro Veneziani. Però questo finocchio tecnicamente di Winckelmann all'inseguimento di culi e controculi delle statue antiche, arriva lui a Pestum e si rende conto che Pestum non è un luogo per pecore e pastori, ma è il mito classico, e nasce così la sensibilità moderna per la Grecia e la Magna Grecia. Quindi se dobbiamo dire quando origina il mito, meno quello classico, origina nel 1760-70 con Winckelmann, il quale poi, dopo aver goduto questa sua riscoperta e avere consolidato sul piano degli studi questa identità da cui nasce il neoclassicismo, va a Trieste in un'osteria e si vede che un signore ben portante tira fuori una moneta per pagare e c'è un cuoco che lo vede e per una settimana convive con lui in azioni, diciamo, di sessualità pura, pasoliniana, e per rubargli i soldi lo uccide. Quindi questo è uno, prima di Pasolini toccò questa vicenda tragica e per ragioni di solo denaro, povero Winckelmann. La cosa che mi ha sempre divertito, che non sa forse neppure il mio amico Carrillo, è che l'assassino, su cui ci sono una serie di atti diciamo del tribunale e anche una ricostruzione, ha lo stesso nome del mio, si chiama Francesco Arcangeli, che fu un ottimo, sublime professore per me di storia dell'arte, aveva il nome del cuoco che uccise Winckelmann. Per cui condivido tutto e intendo che fino a Winckelmann la ricostruzione del mito rientra in una dimensione, vorrei dire, scientifica. Cioè è un dato oggettivo che la storia che ci indica Winckelmann è la storia del mondo antico, e la insufficiente percezione dei secoli precedenti era ignoranza. Quindi è un'applicazione scientifica. Winckelmann è un grande scienziato. Però quello che io ho detto, e quindi mi sono contraddetto, è che il mito non muore in noi in forma di poesia, anzi in forma di canto. E con ciò ho fatto il paradosso un po' prosastico di Sanremo. Perché tanta gente guarda Sanremo? Perché è come se tu risentissi te stesso di 10.000 anni fa, anzi di un milione di anni fa. Perché l'arte, abbiamo detto, nasce più di 10.000 anni fa. Ma l'uomo, l'Homo sapiens, 100.000 anni fa,
qualcosa parlava, qualcosa grugniva, qualcosa cantava, aveva la voce che poi rende miracoloso il confronto di Apollo con Marsia, è proprio la voce. La voce è l'inizio dell'espressione creativa e di un inno al cielo, a Dio o a qualunque divinità si possa immaginare, al Dio che è in noi, dell'uomo. E su questo devo dire che non è più allora la resistenza del mito che ha la sua ultima configurazione in età neoclassica o forse addirittura in età fascista, perché un altro neo è, dall'Eura alle architetture fasciste, il rilancio della grande civiltà antica fatta dal fascismo con esiti urbanistici sublimi. È chiaro che è molto più fascista Fuxas di Mussolini, cioè gli orrori fuxasiani sono esempi di una cultura totalitaria e semicriminale, dico semi così però metà querela, perché poi lui tende a querelare e poi perde la querela, semicriminale, anzi neanche criminale, criminale è troppo per lui. Ma Mussolini è invece una rappresentazione di architettura in piena consapevolezza e scienza del mito che si vede nelle testimonianze in qualunque città d'Italia di quell'architettura che è l'ultima grande architettura italiana in questa palingenesi che porta dal mondo antico a Federico II e poi a Giotto e poi all'Umanesimo, poi al Rinascimento e poi a Winckelmann e poi al Neoclassico e poi al Fascismo. Dopo, disperazione, catastrofe e jeans rotti. Ma perché io gli dica al mio coautore questo libro, che sarebbe stato molto più bello se avessimo fatto a quattro mani, perché io gli avrei stimolato, lui ha un atteggiamento rispetto a me, è un grande pensatore, ma è un pensatore un po' perpedista. C'è qualcosa di per sé, lui dice le parolacce dopo che l'ho letto io, cioè lui è un uomo, come, voglio dire, è come la differenza tra Gentile e Pasolini, insomma, cioè io le dico apposta le parolacce così restate svegli, lui invece cita le mie per evitare che si attribuiscano a lui, quindi sarebbe stato un libro un po' più sexy, diciamo. Però tolto questo c'è un pensiero identico che è la comprova di quello che io ho detto parlando di Sanremo, che lui mai avrebbe neppure citato, e che invece lui dice in modo più elegante o perlomeno più atteggiato. Alla luce del mito, pensare pane, poetare vino. In che rapporto è il mito con la poesia? Ecco la risposta di Sgarbi scritta da Veneziani. La mitologia coincide con la poesia, sostennero Friedrich e Schlegel e i romantici. Il punto di incontro è nella mitopoiesi, l'officina che genera e forgia i miti. Mito e poesia si abbeverano alla medesima fonte. In origine mito e poesia erano la stessa cosa. Io ve l'ho detto due ore fa, prima che lui reagisse, infatti lo aveva scritto, se l'era dimenticato. O due facce della stessa medaglia, ma nel tempo la poesia perse il tratto cosmico di narrazione delle origini, riguardo poi essa soprattutto orale, come ancora nella canzone, cioè c'è un ritorno, c'è un rinascimento della canzone, della oralità della poesia omerica, perse la sua impersonalità e la sua grandezza epica, emerse la figura del poeta, uno sfigato. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange, dice Corazzino, l'ultimo dei poeti, con la sua storia, la sua sensibilità, generalmente un segaiolo. Affiorarono i suoi occhi, la sua lente inventiva, il suo cuore nei suoi versi, e la poesia stessa divenne una trama soggettiva che tende all'universo, una visione singolare, protesa a farsi visione del mondo, scaturita da una solitudine che si sente visitata, abitata da dei e infine disciolta nell'essere. La sublimazione, la poesia e sublimazione di un'autobiografia che da esperienza personale risale alla visione universale e parla alla mente e al cuore di tutti con lirica ebbrezza. E questo vale per i tanti meravigliosi poeti, da Elder e da Leopardi. Però loro sono, come dire, la strutturazione personale, quindi la ricostruzione del mito come autobiografia. Ma in realtà, quando la poesia è anonima, quando la poesia è canto di popolo, quando è voce, allora è mito. Quindi la differenza tra la sua interpretazione e la mia è che quello che lui dice mito sopravvivente, e c'è nei poeti, nei romantici, nei neoclassici, è nostalgia del mito. Il mito oggi è solo a Sanremo. Non concludo, lascio a Vittorio la conclusione. Anch'io sono convinto che del mito rimane la nostalgia, ma la nostalgia stessa è un sentimento che trasforma la lontananza in mito e quindi è di per sé un mito, è il mito per eccellenza. Noi siamo animali nostalgici, noi pensiamo alle nostre origini e al nostro passato e quindi viviamo a fonda di questo mito, quindi è
sono in perfetta sintonia con il coautore Vittorio Sgarbi, il mio libro che aggiungo adesso nella prossima edizione del libro e colgo l'occasione. E come io, tra i miei tanti pezzi narcisistici, anzi vittoristici, perché Narciso non so chi sia, tutto quello che io dico lo registro. Se noi sbobiniamo questo intervento, è vero, possiamo fare un altro libro, molto superiore a questo, che possiamo dire, questo si chiama, però io devo scrivere di La luce del mito, scriviamo Luce e ombre, Sgarbi al mito, insomma, era sempre di fuori, perché è stata una bella conversazione, sono convinto, non siete tutti convinti. Se qualcuno ha qualcosa da obiettare, lo dica adesso, vai per io. Possiamo comunque. Concludiamo qui, grazie a tutti, grazie soprattutto a Vittorio Sgarbi, che ci ha ospitato, alla Marsiglia Editore che è stata.